Ciao, benvenuti nello spazio Neo Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Neo Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Neo Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao, benvenuti a tutti ad un altro episodio di Neo Podcasting. In questa puntata parleremo di una bloggata che è relativa ad un paper di ricerca scientifica intitolato Global and European Climate Impacts of a Slowdown of the AMOC, ossia gli impatti climatici in Europa nel caso di un rallentamento o stop della corrente del Golfo. Il link alla mia bloggata lo trovate come al solito in descrizione, a tergo in fondo qui nel filmato di YouTube. La ricerca è una ricerca in inglese, quindi il link alla mia bloggata è dove ci troverete la traduzione e la sintesi del paper di ricerca. Allora, per farla corta ma breve, gli impatti di un ipotetico rallentamento della corrente del Golfo, chiamata dagli americani, dai nord europei, AMOC, che peraltro è già calata di un meno 30% intorno agli anni 80 e che poi non si è avuto più alcun recovery, sono stati passati dentro lo stato dell'arte del modello climatico ADGEM3, facendo particolarmente attenzione all'Europa. Questa è la ricerca a più alta risoluzione accoppiata al clima mondiale, utilizzata per lo studio degli impatti di un rallentamento della AMOC. Molti risultati ottenuti sono consistenti con precedenti studi e possono essere considerati i robusti impatti di un collasso della AMOC. Questi includono un ampio raffreddamento del Nord Atlantico e della sua circolazione atmosferica, minori precipitazioni piovose nell'emisfero nord alle medie latitudini, larghe precipitazioni ai tropici, un rafforzamento a nord delle tempeste atlantiche, la particolare attenzione fatta nello studio sull'Europa, incrementandone la risoluzione, ha indicato precedenti indiscutibili impatti circa il drastico cambiamento dei pattern di circolazione atmosferica. In estate una riduzione delle precipitazioni, con incremento invece nel sud Europa. La riduzione invece è nel nord Europa, in associazione con una negativa estate nell'oscillazione in nord Atlantico. In inverno un cambiamento delle precipitazioni, in particolare con tempeste severe dal nord Atlantico. Incremento dei venti da ovest che aumenterebbero l'effetto marino in inverno, mentre sarebbero deboli nei periodi estivi. In assenza della AMOC, il raffreddamento europeo sarebbe più ampio in tutte le stagioni. Il generale raffreddamento atmosferico in Europa cambia i risultati del picco sulla portata dei fiumi e sulla vegetazione produttiva, che potrebbe far nascere problemi di carenza d'acqua. Impatti in Amazzonia: una larga riduzione delle piogge in Amazzonia nella stagione secca, nonostante sia in parte compensata da un incremento delle precipitazioni nella stagione umida. Questa riduzione delle piogge è già stata osservata in altri studi di simulazione nel 2014. Impatti in Europa: il clima dell'Europa, in particolar modo l'Europa occidentale, è significativamente influenzata dalla influenza atlantica delle temperature, causata dai sistemi meteorologici occidentali. Un calo delle temperature in Atlantico causerebbe un impatto ampio e sparso in Europa. Il raffreddamento. Esperienze europee di un ampio raffreddamento per una riduzione della AMOC, con grande raffreddamento dell'Europa del nord in inverno, che appare essere grandemente amplificato dal raffreddamento stagionale in Artico.
con un abbassamento delle temperature di circa 10 gradi. L'Europa occidentale mostra un raffreddamento più uniforme. Questi risultati sono consistenti con precedenti studi del 2002 e del 2008, che indicherebbero un raffreddamento di pochi gradi sulla media annua, con l'eccezione dello studio del 2009, che ebbe a registrare un piccolo raffreddamento in Europa, usando però una tecnica di sottodimensionamento della scala per avere risultati regionali più dettagliati. La differenza quantitativa potrebbe essere stata causata nello studio del 2009 proprio dall'inusuale tecnica di sottodimensionamento della scala. Generalmente il raffreddamento osservato dal modello climatico è minore di quello ad altre latitudini a causa dell'Oceano Atlantico e con l'eccezione dell'Europa dell'Est in inverno. In linea generale, un raffreddamento delle temperature dell'aria sopra l'Oceano Atlantico è fisiologico a causa della grande riduzione di flusso della AMOC che trasporta calore. In ogni caso, il continente europeo resterebbe influenzato negativamente dalla grande presenza d'acqua presente nell'oceano, che mitigherebbe però il riscaldamento della Terra. Nel 2010 fu proposto che il contrasto terra-mare nel pattern del raffreddamento avrebbe indotto un cambiamento del manto nuvoloso. Un raffreddamento dell'Oceano Atlantico provoca un'influenza marina sulla Terra, che si risolve con minori nuvole basse sopra l'oceano, come indicato nel 1993 da un'altra ricerca climatologica. Questa riduzione di manto nuvoloso proveniente dall'oceano causerebbe una riduzione di copertura nuvolosa in Europa. Il cambio di albedo inciderebbe quindi sulle temperature con maggiore riscaldamento della Terra rispetto all'Oceano Atlantico. Questo fenomeno continuerebbe anche in inverno. In estate invece il ratio di nuvolosità cambierebbe con un incremento di nuvole nel sud Europa ed una riduzione invece del manto nuvoloso nel nord Europa. Un altro processo che sarebbe influenzato dal blocco dell'AMOC nel contrasto terra-mare sarebbe che il freddo oceano comporterebbe un effetto di raffreddamento, cambiando anche il pattern dei venti. In inverno ci sarebbero forti correnti verso sud-ovest, mentre in estate tali correnti d'aria rallenterebbero. Questo anomalo pattern causerebbe un inverno mite proveniente dai correnti del sud, mentre in estate tali correnti avrebbero una dinamica di raffreddamento perché la Terra tende a scaldarsi più del mare, ma la risultante sarebbe di un relativo riscaldamento, per quanto in fondo dipenda molto dall'andamento dei jet stream e dalle loro fluttuazioni. Quando il vento provenisse dal profondo nord, l'effetto sarebbe quello di un raffreddamento polare sia in inverno che in estate, per cui un raffreddamento europeo potrebbe essere incrementato fino ad un 30% con meno 0,7 gradi centigradi. Conclusioni. È stato simulato ed osservato l'impatto di un collasso della corrente del Golfo Lamoc usando il più recente modello climatico ADGEM-3, con particolare attenzione sugli impatti in Europa. Questo è lo stato dell'arte dei modelli a più alta risoluzione usato in questa tipologia di studi. Molti risultati sono consistenti con precedenti altre simulazioni climatiche e possono essere quindi considerati dei robusti impatti relativa a una grossa riduzione in caso di collasso della AMOC e consistono in un ampio raffreddamento del Nord Atlantico e dell'emisfero boreale in generale, con un raffreddamento in Europa di vari gradi centigradi. Una maggiore copertura di ghiaccio nel Nord Atlantico, minori precipitazioni e minore evaporazione nell'emisfero nord e dalle medie latitudini, un grande cambio delle precipitazioni tropici con uno slittamento nella larga area di convergenza intertropicale. Un rafforzamento dei patch di tempesta nel Nord Atlantico. In estate una riduzione delle precipitazioni in tutta Europa con un contestuale incremento invece delle precipitazioni nell'area mediterranea. In inverno il percorso delle tempeste dal Nord Atlantico verso l'Europa avrebbe un rafforzamento ed una maggiore capacità di penetrazione nell'entroterra europeo. L'alto livello di dettaglio del modello garantisce un incremento delle precipitazioni causate da tempeste invernali.
nonostante il segnale generale europeo sia come risultante un calo delle precipitazioni in inverno. Una maggiore proporzione di cadute di neve su tutta Europa con un incremento del numero dei mesi con copertura nevosa. In inverno, quanto in estate, la circolazione atmosferica porterà un raffreddamento climatico. In inverno con direzione ovest, in estate con venti da ovest più deboli ed una riduzione della copertura nuvolosa che porterà al cambio dell'albedo. Fiumi e flusso idrico in Europa saranno considerevolmente ridotti a causa della riduzione in termini assoluti del totale delle precipitazioni. Vegetazione e produttività agricole in riduzione su tutta Europa a causa del raffreddamento e dalla riduzione degli stock idrici. Molti di questi nuovi risultati sono da associare ai cambi della circolazione atmosferica, ritrovando dei pattern atmosferici già comparsi in studi del 2009 e del 2012. L'impatto del collasso della AMOC sarà ampio e vasto, ma causerà differenze ed impatti anche in altri luoghi del mondo. Un saluto, ciao!